Ciao ragazzi, benvenuti nel stesso video. E sì ragazzi, noterete di sicuro in primis questo gran cambiamento di sfondo, di immagine che c'è alle mie spalle. Perché sì, sono iper soddisfatto. Ho finalmente il nuovo studio totalmente innovato, secondo i miei criteri di stile totalmente rivoluzionati. Perché, come dissero molti filosofi, il precettore di questa teoria fu Plotino. Col neoplatonismo bisogna puntare sempre all'enosis, al meglio che c'è. Perché io sono uno che si stufa in fretta, ragazzi, e lo studio per il cappuccino e giallo non mi rappresentava più. Non rappresentava più lo stile che ho ora che ho 19 anni, bensì le rappresentava 2 anni fa. Quando ho fatto con colore che stavo per compiere 17, sono passati 2 anni e quindi non mi rappresentava più. Al tempo adoravo quei colori lì, ma adesso invece adoro questo colore qua. Ho voluto innovare totalmente lo studio e farlo di questo fantastico grigio. Grigio veramente bellissimo. Si chiama Grigio Silver Plate e lo provo veramente tantissimo perché è super pazzesco, quindi adesso vedrete solo più video con questo fantastico sfondo grigio e devo dire che sta benissimo con tutti quanti gli altri che ho in studio e anche perché ho rinnovato moltissimi ragazzi, gli arredi sono rimasti gli stessi, ma ho rinnovato moltissimi arredi, ho piccoli complementi, li ho tolti un po' e li ho rinnovati un po'. E adesso quindi finalmente come voglio io. Ma oggi non siamo qui per parlare del mio fantastico studio perché voglio inaugurare una nuova era, come diceva Notti, che annuncia il mondo inizio di nuova era, il pezzo uscito mi diceva con Dardust. Voglio inaugurare questa nuova era, lo studio nuovo, con un nuovo mega haul. Quindi benvenuti in questo nuovissimo mega haul pre-autunnale di Levi's, Primark, Rituals e Tiger. E sì ragazzi, perché oggi sono stato nel più grande centro commerciale che c'è a Torino, nonché il più fornito di negozi. Io vado sempre lì quando devo comprare tanta roba. E oggi devo comprare un pochino di cose per l'autunno. Ho dovuto prendermi le scarpe nuove, gli anfibi. Ho preso il dottor Martens, che sono bellissimi. Ho dovuto prendermi una felpa, dei pantaloni e anche altre cose, non solo abbigliamento. Ma mentre sono nel popolo commerciale, non posso pensare solo all'abbigliamento. Pensare anche a farmi il CT nei posti che mi piacciono. Perciò, benvenuti in questo nuovissimo mega haul pre-autunnale di questi quattro marchi, Primark, Levi's, Rituals e Tiger, perché oggi, 16 settembre, ho scoperto che Allegroen, questo nel più grande centro commerciale di Torino, hanno aperto un fantastico marchio olandese di nome Rituals che ha dei pezzi d'élite, delle candele uniche, dei profumi unici, ma non solo di candele proprio per ambienti, anche di cosmetica, saponi. È un negozio veramente fantastico. L'estetica è mozzafiato, è il più bel negozio che ho mai visto per estetica e anche per prodotti. Siamo veramente a tantissimi livelli, veramente pazzesco. Ci ritornerò molto, 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 molto presto perché ho già visto un altro prodotto da acquistare, ovviamente in ambito promozione e candele. Ma adesso partiamo subitissimo con mostrarvi le cose che ho preso, non da Rituals, bensì da Levi's. Ho qua il mio bel sacchettino di Levi's, ho preso due capi di abbigliamento, veramente fantastici, neri. E sì ragazzi, dato che io sono uno che cambia spesso stili, tutte le mattine quando vado a scuola, volevo avere una felpa totalmente nera, perché ne ho totalmente marrone, ne ho una totalmente viola, ne ho una totalmente bianca, ma me ne manca una totalmente nera. Io devo avere una felpa totalmente nera. Questa della Levi's è a dir poco bellissima. È un nero veramente pazzesco. Mi piace tantissimo con il piccolo loghetto Levi's qua accanto. È veramente bellissima. L'ho pagata in sconto perché avendo comprato un cavo più costoso che sono i pantaloni, questa qua l'ho pagata a prezzo ridotto. Sarebbe costata se non 55 euro. Veramente bellissima. Mi piace da morire. La metterò veramente prestissimo, con qualche camicetta sotto, con qualche maglia sotto un pochino più appariscente, perché con le felpe a quel colore stanno bene molte cavi appariscenti al di sotto di esse. È veramente bellissima, questa è veramente bellissima, e anche l'altra
E anche le altre che ho sono veramente, veramente bellissime. Ma queste lasciamo lì. Sono contento di essermi preso una felpa totalmente nera. E poi, sempre in nero, visto che li volevo, perché ho i Levi's grigi, ho i Levi's bianchi, ho i Levi's blu, i Levi's blu chiaro, mi mancavano i Levi's neri, dovevo avere i Levi's neri. Così ora ho tutta la gamma di pantaloni Levi's. E sono super contento anche di questi pantaloni qua. Li ho pagati 120 euro, come ho pagato tutti quanti i pantaloni Levi's che ho comprato in passato, anche perché io, ragazzi, il Levi's lo vesto benissimo. Per quanto riguarda i jeans, i pantaloni, il Levi's è quello che vesto meglio, quindi io compro sempre la Levi's per quanto riguarda i pantaloni. E a volte anche per piccole eccezioni come la felpa. Comunque, questi qua carinissimi, prezzo fantastico per essere un capo di marca, appunto. E il colore è veramente bellissimo. Io ripeto, ho già gli altri modelli, tutti quanti i colori. Questo qua è l'unico che mi mancava, quindi dovevo avere anche un Levi's nero. Contentissimo di questi acquisti, anche perché poi mi servono per l'autunno. E tutti i ragazzi facciamo shopping autunnale in vista dell'autunno. Io oggi l'ho fatto. 120 euro sono consigliati, veramente pazzeschi. E questi qua sono gli acquisti che ho fatto da Levi's. E presto mi vedete addosso quella felpa e anche i pantaloni, ma si vede solamente l'alto superiore, non l'alto inferiore, quindi sapete che addosso i pantaloni, ma noterete di sicuro di più la felpa. Ora passiamo a Tiger. Mi piace sempre un certo anche la Tiger quando vado alle gru, ragazzi, perché innanzitutto un Tiger molto bello e anche molto grande e poi anche abbastanza fornito. Ho preso due cosette, infatti la borsa è abbastanza asciutta, ma sono due cosette veramente grintose della collezione di Halloween. Ho preso, no, non potevano mancare, per €1,50 non potevano assolutamente mancare nella mia vastissima collezione di gomme. Anche loro, le gommine di Halloween. Ma guardate quanto sono belle! A proposito, ragazzi, se vi interessa, i temi di quest'anno di Tiger di Halloween sono pipistrello, fantasma, Frankenstein, la zucca e il gatto. Ho visto solito la razza di Frankenstein, ma poi vista dal vivo è veramente fatta malissimo. Quindi non ve la consiglio affatto la razza di Frankenstein perché si vede addirittura la pittura e sta fatta veramente male. Io non voglio prodotti fatti male, non lo accetto. Quindi non ho preso la razza di Frankenstein, visto fatta veramente malissimo, bensì ho preso la tazza con il gatto, e dopo vedrete, non la tazza in sé, ho preso la ciotola, perché secondo me la ciotola è più utile, visto che ho già molte tazze, ho preso la ciotola. Comunque, vi ho già spoilerato l'altro prodotto. Ho preso queste fantastiche gommine perché mi piacciono tantissimo e non possono mancare le gommine di Halloween nella mia collezione che ho, 1,50 pazzesche, super belle, super consigliate e troppo troppo simpatiche. Io, ragazzi, adoro le gommine di Tiger. E adesso vi ho già spoilerato l'altro prodotto. Sì, ragazzi, no. Non potevo resistere. Era troppo bella. Io avevo già una tazza con il gatto che avevo preso una collezione di Halloween nel 2020. Ma quando ho visto questo fantastico micazzo, proprio quello dei film horror Disney, mi sembra proprio il gattaccio horror dei film horror Disney. E quando ho visto questa, che era fatta così bene, con questo muso a gattaccio, ho detto no, questa devo solamente prenderla. 4 euro super consigliata. Io la utilizzerò tantissimo per farci gli aperitivi in autunno. Gli metto la tiara interna e utilizzerò per farci gli aperitivi. Sono super, mega, iper, extra contento di questo acquisto. Fantastico. C'era, vi ripeto, anche la ciotola solo col gatto, ma poi c'erano anche molte tazze: tazza fantasma, tazza Frankenstein, tazza quella zucca e tazza con il gatto. La tazza Frankenstein non ve la consiglio, ragazzi. Se siete pretenziose e puntigliose come me, la tazza Frankenstein non ve la consiglio. Io rimasi già ingannato dalla tazza zucca l'anno scorso di Tiger perché mi resi conto che era fatta veramente malissimo, dipinta malissimo, più male. Quando ho visto la tazza di Frankenstein quest'anno, ho scoperto che l'apparenza inganna. Innanzitutto è bella, la vivo, non l'ho affatto, quindi non ve la consiglio. Non ve la consiglio perché appunto è veramente fatta male. Quindi. Ma comunque vi consiglio questa con il gatto, sia la tazza che la ciotola, perché sono fatte veramente benissimo. Io ho già una tazza, mi sono preso la ciotola, quindi ho iniziato a dare Scogitas negli acquisti, come direbbe Descartes, filosofo del 1600 e anche matematico del 1600. Do you remember? Maybe. Yes or not. Comunque, vabbè. Descartes is not for all, but is only
Philosophy Studying. Comunque, questa tazza è veramente pazzesca, mi piace tantissimo, 4 euro per consigliato. E questi qua sono gli acquisti che ho fatto ad Heidel, la collezione di Halloween. Magari questo è qualcos'altro, magari no. I don't know what will be my future. E adesso, ragazzi, passiamo al fantastico acquisto che ho fatto da Rituals. Ah, ragazzi. Hanno aperto il paradiso da me a Torino. Cioè, è come se avessi scoperto l'America. Come se mi sono stampato, mi sono sentito come Colombo nel 12 ottobre del 1492. Voi sicuri che lo vedete, cosa ha fatto Colombo il 12 ottobre del 1492? Sì, ragazzi. La risposta è troppo facile, l'America. E si era scoperta l'America. Beh, però avrei qualcosa da dire perché appunto... Sì, la vera America la scoprì lui. Cioè, il nuovo continente. Ma poi, in futuro, ci fu Vespucci. Vespucci scoprì la vera America. Colombo solamente il nuovo continente, ma comunque. Colombo ha trovato l'America? Vero. Io oggi mi sono sentito esattamente come Colombo. E ha scoperto il paradiso. Veramente. Un negozio proprio di lusso. Pazzesco. Per la cosmetica. Per i profumi. Specialmente per i profumi. Veramente, ragazzi. Un negozio pazzesco. Ma soprattutto, non solo per la cosmetica, per i profumi, ma per l'estetica. È un negozio veramente bellissimo. È il negozio più bello che abbia mai visto per estetica. È veramente qualcosa di incredibile. Infatti, se riesco, vi porterò il vlog da Rituals perché mi rimanete veramente entusiasti. Guardate che bello il sacchettino. Amsterdam, Parigi, London, New York e anche Italy. Dopo la mia permanenza prolungata di circa un quarto d'ora, 20 minuti all'interno del negozio ad annusare candele e profumi, ho scelto, secondo me, la più bella che avevano, perché è un tè espositore con linea lussuosa, linea luxury. E io, secondo me, ho preso la migliore della linea luxury. Avevano 4 colori di linea, della linea Luxury, perché Rituals ha tante linee, tanti rituali. Ecco, la peculiarità di questo negozio, ragazzi, è che Rituals non ha semplici candele, semplici cose. Rituals ha dei rituali, infatti una cosa si chiama Rituals. Ogni profumo è un rituale. Un rituale che ha un nome. Io ho preso il rituale del Luxury, il rituale lussuoso. Basati su principi naturali. Comunque, vi dicevo che questa linea lussuosa c'erano ben 4 colori: il color rame, che ho preso io, il color tortora, il bianco e il nero. Io ho preso il color rame, e per ogni colore c'erano 3 profumazioni a cui scegliere. Io ho preso la Smooth Violet. E adesso apriamo insieme questo fantastico scrigno, che è sigillato proprio con l'antico stemma. Guardate, ragazzi, guardate che meraviglia. Assicuro che la fragranza è veramente qualcosa di lusso. Infatti l'ho pagata 40 euro 37, ma ne vale la pena, ragazzi. Per me che amo le candele, non potevo non avere un pezzo così di lusso nella mia collezione. Lei, signore, lei. Guardate quanto cavolo è bella. Di questo fantastico color rame, Smooth Violet, con questo fantastico stemma, che è proprio il logo di Rituals, questo, a dir poco, qualcosa di fantastico. Collezione privata, tra l'altro. Questa non è una delle classiche collezioni che fanno e mettono tutto l'anno. Questa è una collezione privata. Veramente, veramente fantastica. In pochi pezzi,
ce ne sono solamente pochi pezzi e io finalmente sono tutto, io sono con l'intenzione di assemblare tutto a casa uno di questi pochi pezzi che hanno in giro. Niente da dire, ragazzi, sono troppo contento di questo acquisto, veramente fantastico. Ma poi guardate come sta bene, con il grigio che ho messo, con il silver plate che ho messo, è pazzesca, mi piace veramente da morire. Questa metterò in bella vista e non l'accenderò per nessuna ragione al mondo. Perché è veramente un rituale, un pezzo unico. E un pezzo unico come questo non va assolutamente acceso, ragazzi. Io do vigore, do valore alle cose che ho più belle. E quindi questa non sarà mai accesa. 37 € per me, super ben spesi. Super contento. Ho risparmiato per questo acquisto. E quindi sono super contento di essermela presa. Fantastico, ragazzi, fantastico. Siate da Leeples, andateci. Perché è veramente un posto magico, pazzesco. È da perdere la testa, ragazzi. Per gli amanti delle candele e dei profumi come me, è da perdere la testa. Tantissimo. Sono super felice. E adesso, ragazzi, passiamo a Primark. Da Primark ho messo due cosette. Ho preso questa fantastica camicia, adesso la mostro, e poi una specie di variazione di pop. Ho preso questa fantastica, bellissima e pazzesca camicia al prezzo fantastico di 10 euro. Veramente, veramente fantastica. Questa l'andrò a mettere proprio sotto alla felpa della Levi's. L'ho presa anche perché il tessuto è fantastico, è qualcosa di veramente morbido, pazzesco. Io amo le cose morbide. Ma poi il packaging. Questo giallo che prevale, con questo motivo che ricorda un pochino il 26 di una volta. No, non esiste, ragazzi. Mi devo rimetterla per andare in giro perché veramente mi piace da morire. 10 euro straconsigliata. E poi ho preso una new entry dei pop, mai visti in giro da nessuna parte, li ho visti solamente lì. Ho preso questi fantastici Funko Minis di Stranger Things. C'era tutta la linea, non c'era solo 11. C'era 11, c'era Will che ho preso, c'era Dustin, c'era Hopper, c'era Jane. C'erano tutti, ho preso tutti i personaggi di Stranger Things. E infatti guarda qui c'è. C'è Hopper, c'è Robin, c'è Steve. C'è Algi, c'è Lucas, c'è Will, Eleven, 11, Demogorgone e Dustin. Io ho tentato di prendere però Dustin, ma siccome Will è il personaggio principale di Stranger Things dopo 11, ho detto, sai che c'è? Ho già 11. Prendiamo Will. Prendiamo Will. Ed è super carino. E adesso lo voglio unboxare insieme a voi, ragazzi. Sono troppo curioso anch'io. Questi pop particolari mi piacciono veramente un casino. È bellissimo, ragazzi. 6 euro poi. Non costa come un normale pop che costa. Il normale pop costa 16 euro. Questo invece è un mini pop che costa 6 euro. È pazzesco, ragazzi. Mi piace da morire. E infatti, penso che per così poco ne prendo anche un altro. Volevo solamente prendermi Hopper. Hopper mi piace veramente un casino. La scena di lui quando è in Russia. Quindi, di sicuro, non andrò a prendermi anche Hopper perché sono veramente bellissimi. Super carino, fatto benissimo, pazzesco. Io all'inizio pensavo che non fossero pop, pensavo solo dei fake. Invece sono veramente dei pop, vedete? Funko Minis. Adoro tantissimo. Se vedete in giro prendete perché sono veramente pazzeschi. Infatti ho preso quando ho preso la Primark, perché la Primark ogni tanto è fanno l'inventario, quindi penso di non trovarli più. Volevo solamente procurarmi anche Opal, che mi piace un casino. E in futuro magari, ma non lo so, anche Dustin, comunque. Opal di sicuro, e adesso c'è Will. Niente, ragazzi, che dirvi? Questo qua è il mega haul. Spero di cuore che siate riusciti. Che siete. Sì, non so più parlarvi. Dicevo, spero di cuore che siete riusciti ad arrivare fino alla fine. Perché sono stati questi veramente bellissimi. E niente, ragazzi, che dirvi? Spero nei commenti, come al solito, qual è il pezzo che più vi è piaciuto. Se dovesse essere la candidata di Rituals, se dovessero essere le due cosine di Tiger, se dovesse essere la camicia di Primark, o se dovesse essere questo fantastico mini pop, sempre di Primark. O se dovessero essere i due capi di abbigliamento da Levi's. E comunque, ragazzi, spero nei commenti qual è il vostro prezzo preferito.
Se avete già preso alcune di queste cose, fatemelo sapere nei commenti. Se vi piace lo studio, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, che mi dite se vi piace lo studio come così o se vi piace più come la prima. E niente, ragazzi, che dite? Se vi piace così, mettete like, iscrivetevi al canale e non ci vediamo nel prossimo video. Dai, raga.